Il prezzo cattivo è colpa tua! Il tempo cattivo è sempre colpa di me. Poi Deborah partorì un maschio. Venne circonciso, lo chiamarono Menuhin. Poi di colpo tossiva, diventava blu e si metteva a gridare. Dobbiamo accettare la nostra sorte. Uno stupido sei! Poi sputò sui piedi di Mendel, si avvolse la testa in uno scialle e uscì. Guardami. Dimmi qualcosa. Menuhin, dimmi cosa pensi. Oi 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 oi. Un giorno, verso la fine di agosto, davanti alla casa di Mendel si presentò un giovane straniero. Si chiama Mac, sa tutto di voi, ma non conosce una sola parola della nostra lingua. È americano, non è ebreo, ma vale più di 10 ebrei. Dove vuoi andare? In America, con mia moglie e mia figlia. Ma che ci vai a fare in America? Vado a fare il padre di un figlio ricco. Siete lunghi abbastanza, grazie, così come era arrivato, scompare. Ma tutti avevano assistito alla scena. Il grande cattura che era andato a casa del maestro Mendel, e allora era vero quello che Miriam ripeteva da tempo. Stavano per partire per l'America. E la nave salva. Mendel, ascolta, non sarebbe il caso di andare a vedere come sta Menuhin, di tornare al villaggio? Mia moglie è morta, mio figlio Sam anche. La medicina non può fare niente per Miriam. $300! All'improvviso Mendel aveva tutti i soldi necessari per realizzare il suo piano, tornare nel suo villaggio. Ho notizie anche di suo figlio Jonas. È vivo e combatte per la rivoluzione. A Mendel cominciò a battere forte il cuore. Signor Cossack, il mio amico Mendel aveva un altro figlio. Si chiamava Menuhin. Era molto malato. Sa nulla di lui? Io sono Menuhin. E Mendel si alzò in piedi di scatto e la sedia si rovesciò. È successo un miracolo, venite a vedere! E intorno a Mendel tutti festeggiavano, ridevano, piangevano, brindavano. E Menuhin svestì il vecchio padre e lo mise a letto. La mattina dopo gli preparò un bagno caldo, lo rivestì e salirono in macchina. Vuoi sapere dove ti porto, papà? E andarono. Ed era una bellissima giornata di sole. Il cielo era blu, il mare azzurro. Proprio come il giorno in cui lui, Deborah e Miriam erano partiti per l'America. E per la prima volta in vita sua, Mendel Singer si levò il cappello di sua spontanea volontà. E si riposò. Dal peso della felicità e dalla grandezza dei miracoli.
mi ha permessi raddoppia quella commozione e devo stare attento perché se poi mi lascio andare poi voi vi dispiacete per me, per me, è chiaro, no? Però è una cosa fantastica, noi siamo abituati a vedere più grandi distanze, è un numero più grande di persone, però che stanno nel buio e stanno lontani. E cioè siete stati presenti, attenti, e quindi per me è stato grandioso.